chi è costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Così il tetrarca Erode, mosso da tanta curiosità. Erode non sapeva che cosa pensare e cercava di vedere Gesù. La sua ricerca, però, non era per aprirsi alla novità, ma per soddisfare semplicemente una curiosità fine a se stessa. La ricerca e l'incontro con Gesù, invece, chiama sempre a conversione. Così ci prepariamo a celebrare la nostra Eucaristia vigiliare in questa prima domenica dopo il martirio di San Giovanni il Precursore, proprio alla sera del giorno liturgico che ha ricordato la sua testimonianza sino alla morte. Cantate al Signore, alleluia. Cantate al Signore, alleluia. Un cantico nuovo, alleluia. Un cantico nuovo, alleluia. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario. Date al Signore famiglie dei popoli, date al Signore la gloria del suo nome. Cantate al Signore, alleluia. Cantate al Signore, alleluia. Un cantico nuovo, alleluia. Un cantico nuovo, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, diamo inizio alla domenica, il primo giorno dopo i sabati, e riascoltiamo l'annuncio che le donne, passato il sabato, udirono presso il sepolcro di Gesù. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Cristo Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Donaci, o Dio, di cantare le tue lodi con cuore puro e con animo illuminato. Tu che ci vedi tanto spesso feriti dalla colpa, pietosamente risanaci con il tuo perdono. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola profetica ci guidi a salvezza. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame. Ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete. Ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi. Ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore. Voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti. Così ti faccia morire il Signore Dio. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nella terra, vorrà esserlo per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nella terra, giurerà per il Dio fedele. Perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, perché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nel Signore gioisce il nostro cuore, nel Signore gioisce il nostro cuore. Nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con arpa 10 corde a Lui cantate. Nel Signore gioisce il nostro cuore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Il Signore gioisce il nostro cuore. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno
ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Nel Signore gioisce il nostro cuore. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È il Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Nel Signore gioisce il nostro cuore. Benedicimi, Padre. La parola apostolica ci guidi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nessuno vi inganni con parole vuote, perché queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora, il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Colui che viene dopo di me è più forte di me, perché era prima di me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida.
ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La celebrazione del martirio del precursore che oggi abbiamo celebrato, il 29 agosto è il giorno di questa festa, sta come spartiacque, almeno nell'ordinamento del nuovo lezionario ambrosiano, dividendo il tempo dopo Pentecoste in due sequenze, quella che guarda a quadri della storia di Israele nel Primo Testamento e quella che guarda alla vicenda di Gesù che si presenta nella sua missione dopo che Giovanni fu messo in prigione e dopo in particolare il suo martirio. Segni e parole di Gesù che portano alla rivelazione del regno di Dio e che portano soprattutto allo svelamento di chi è il figlio dell'uomo secondo il progetto di Dio nel mistero della croce e della risurrezione. Questo deve evitarci di farci pensare che fino ad adesso abbiamo guardato solo al Primo Testamento e adesso guardiamo solo al Nuovo Testamento, perché la storia della salvezza è una sola e noi contempliamo la storia di Israele alla luce del compimento in Gesù, come contempliamo la storia di Gesù alla luce delle figure e della verità che già si era rivelata nel Primo Testamento. Questo dunque serve anche a capire l'accostamento delle tre pagine che abbiamo ascoltato. La prima alla conclusione di tutto il libro di Isaia e quindi alla conclusione anche della terza parte del libro di Isaia, quando ormai la speranza di avere una grande Gerusalemme dopo il ritorno si era sufficientemente spenta in mezzo al popolo e il profeta che invece cerca di gettare oltre lo sguardo, di far capire che c'è un futuro diverso di Dio, addirittura non solo un futuro di gloria, ma nuovi cieli e nuova terra, un forte simbolo per dire la novità di tutta la creazione. Colui che ha creato il cielo e la terra ora crea una nuova Gerusalemme per la gioia e un popolo rinnovato dal gaudio di vedere appunto questa novità risplendere in mezzo a tutti i popoli. Dunque uno sguardo di speranza per la Gerusalemme del V secolo prima di Cristo, un ammaestramento a non cadere nella recessione della tristezza, della depressione, ma a guardare secondo gli occhi di Dio, oltre il momento presente. Così la pagina della lettera agli Efesini, che appartiene alla scuola di Paolo e che è dunque
un momento successivo alla figura di Paolo, vuole spingere tutte le comunità dell'Asia. Questa lettera nei manoscritti non ha la dizione agli Efesini. Tradizionalmente viene pensata agli Efesini perché è diretta alle chiese dell'Asia, ma in realtà è una delle lettere senza destinazione precisa, riguarda tutte le chiese dell'Asia. Ebbene, queste chiese dell'Asia hanno bisogno di essere rinforzate nella loro fiducia, perché ormai gli splendori della prima predicazione di Paolo sono passati. Rimane l'eco di questo e rimane soprattutto la fatica quotidiana di portare avanti una testimonianza in un ambiente che è tutt'altro che evangelico. E allora questo autore ricorda anzitutto la chiamata originaria di colui che è battezzato. Un tempo eravate tenebra, ma ora siete luce nel Signore Gesù. E quindi vivete come figli della luce, fate mostra della vostra luce, di ciò che è in voi, e cercate di vivere secondo quanto è gradito al Signore. Difatti, mentre la mondanità è dedita a pratiche che è vergognoso persino ricordare, dice l'Apostolo, mentre voi rivelate quello che è manifestamente splendore di Dio. E qui pratica una rilettura di un testo che ha diversa interpretazione nel testo di Isaia in ebraico e nel testo greco dei 70, e l'Apostolo, la comunità apostolica, non legge né l'ebraico né il greco, ma interpreta quel passo alla luce della Pasqua di Cristo Gesù. L'ebraico dice: alza a Gerusalemme, alzati, risplendi, perché è venuta la tua luce e la gloria di Adonai è sorta su di te. Questo è il testo del profeta che ha parlato anche nella prima lettura, lo stesso profeta del V secolo prima di Cristo. Il testo greco rende così: risplendi, risplendi Gerusalemme, è infatti giunta la tua luce e la gloria del Signore è sorta su di te. Ormai non è più la sfiducia del popolo del V secolo. Il testo greco parla già del simbolismo della luce e del bisogno che la gloria del Signore entri nella vita per poter testimoniare chi è veramente colui che cambia la vita umana. E da qui dunque l'interpretazione che ne fa la comunità cristiana, e l'abbiamo letta. Sorgi, o tu che dormi è un simbolo costante per parlare del morto, il dormiente nella prospettiva della risurrezione. Sorgi dormiente e risorgi dai morti e risplenderà a te il Cristo. È molto interessante questo testo perché ci mostra come la parola di Dio cresce con colui che la legge. Il popolo del V secolo che ha bisogno di speranza, di fiducia, il popolo del II secolo, il traduttore in greco, che invece ha bisogno di riscoprire il ruolo di Gerusalemme in mezzo
alla cultura ellenistica, soprattutto al rapporto con la grande città di Alessandria d'Egitto, e il discepolo che guarda alla Pasqua del Signore Gesù. E allora il discepolo, ecco il brano di Vangelo che ci viene dato, questo discepolo deve scegliere da che parte stare, se dalla parte del figlio di Erode il Grande, meno intelligente del padre, più audace e incapace di lui, il tetrarca appunto è chiamato, Erode Antipa, uno che ha portato allo sfacelo anche quel poco di regno che gli era capitato in eredità. Difatti vive in una reggia, chiamiamola così, che è in realtà una fortezza costruita dal padre Erode il Grande, a 15 chilometri dal Mar Morto, una bellissima residenza, pensata prima dagli Asmonei, costruita poi in grande da Erode, che aveva pensato a tante fortezze lungo i confini orientali e meridionali per difendersi da tutte le varie popolazioni del deserto che potevano facilmente entrare a rendere pericolosa appunto la vita di coloro che abitavano in terra civile, diremmo noi. Ebbene, dentro questa reggia Erode ormai teneva prigioniero Giovanni il Battista, è arrivata l'occasione, quella del suo genetliaco, porta a morte il profeta, perché dice il Vangelo la figlia di Erodiade chiede la testa di Giovanni Battista come dono per il bel ballo che aveva eseguito. In realtà lo storico Giuseppe Flavio, più attento a tutto il complesso, dice che non è tanto per un ballo che Erode dà la testa di Giovanni Battista, è perché Giovanni Battista, se da vivo era pericoloso e fu imprigionato, da morto lo era ancora di più, perché sobillava con le sue idee tutto il popolo giudaico. Difatti anche da morto il popolo giudaico attaccò e diede filo da torcere alla fortezza di Macheronte. Ebbene, questo Erode, con una spavalderia che è soltanto frutto di ignoranza, le cose si ripetono nella storia, dice: Giovanni, ma l'ho fatto decapitare io, e chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Illuso. Non bisogna vedere fisicamente Gesù, bisogna comprendere Gesù. E questo Gesù stava in realtà costruendo una nuova società. Non si accorgeva Erode di tutto questo, perché da una parte aveva mandato i suoi discepoli a una prima missione intorno in Galilea ad annunciare il regno di Dio. Dall'altra parte aveva iniziato lui stesso ad attraversare tutti questi villaggi, le loro sinagoghe, guarire tutti i malati, ma soprattutto mostrare che cosa significava la signoria di Dio, ed era la costruzione dell'Israele del deserto, quella del libro dell'Esodo. Difatti le folle hanno capito questo e lo seguono, non solo, ma subito di seguito Gesù le accoglie e dà loro da mangiare, mostrando come si può sfamare una folla di 5.000 persone con 5 pani e 2 pesci. Il regno di Dio permette anche questo, non per una magia di moltiplicare quello che non c'è, ma per introdurre nel cuore di tutti la voglia di condivisione. E allora la condivisione moltiplica,
e tutti vanno a casa sfamati, anzi crescono le 12 ceste. Leggeremo anche questo brano nel contesto proprio della manifestazione di Gesù che costruisce mattone su mattone il regno di Dio. La sua parola e i suoi gesti diventano allora il motore che cambia la vita delle persone, ciò che spinge tutti a vivere con la forza dello spirito interiore una nuova vita. Charles Péguy, poeta francese che molti di voi conoscono per la sua particolare poesia, ricordando proprio la festa dei santi e dei morti, ricorda così questo Gesù. Gesù non è venuto per dirci frivolezze, capisci? Non ha fatto il viaggio di venire sulla terra per venire a contarci favole o indovinelli e barzellette. Gesù non ci ha neanche lasciato parole morte che noi dobbiamo chiudere in scatolette, piccole o grandi che siano, e che dobbiamo conservare in olio rancido come mummie d'Egitto, ma ci ha dato parole vive da nutrire. Io sono la via, la verità, la vita. Le parole di vita, le parole vive non si possono conservare se non vive. Nutrite vive, nutrite, portate, scaldate, come Gesù ha preso, è stato costretto a prendere il corpo rivestito di carne per pronunciare queste parole carnali e farle intendere, per poterle pronunciare. Così noi, anche noi, a imitazione di Gesù, noi che siamo carne, dobbiamo approfittarne con la nostra carne, col nostro sangue, parole carnali, parole eterne, temporalmente, carnalmente pronunciate. E a noi infermi che è stato dato, e a noi che è stato dato come dono, e da noi che dipende di assicurare, è incredibile, assicurare alle parole eterne quasi una seconda eternità, un'eternità terrena. Così il poeta, ma così è la nostra vita di discepoli. Non vedere come Erode fisicamente chi è questo Gesù, ma celebrare anche noi ogni volta su quel prato della condivisione la nostra Eucaristia, perché facendo questo diventiamo sua memoria. Ci alziamo e recitiamo insieme l'antifona dopo il Vangelo. Signore Dio, creatore di tutte le cose, terribile e forte, giusto e pietoso, tu che solo sei buono, tu che doni ogni cosa, raduna il nostro popolo disperso.
Carissimi, la nostra preghiera divenga intercessione perché la nostra vita possa diventare sua memoria viva. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, guidata dal Tuo Spirito nelle varie vicende del mondo, sia una comunità sempre aperta alla speranza, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo, pongano il proprio impegno civile a servizio del bene comune, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli emarginati, i carcerati, gli ultimi e i poveri, nella nostra accoglienza e solidarietà, possano ritrovare la propria dignità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti supplichiamo, Padre, di difendere sempre questa Tua famiglia e di conservarle la Tua misericordia, perché ti sia sempre obbediente e possa gustare la soavità dei Tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia pace a tutti voi. In questo periodo le disposizioni non ci permettono di passare tra le panche per la raccolta delle offerte, così necessarie per il sostentamento della vita liturgica del nostro Duomo. È possibile dare la vostra offerta al termine della messa nelle cassette poste all'uscita dalla cattedrale. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. E lo Spirito sostenga la nostra voce nel rinnovare la nostra confessione di fede. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato.
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino offri all'umanità l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare mai il tuo paterno sostegno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Mirabile l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi ci uniamo concordi alle schiere degli angeli che elevano a te senza fine l'inno di lode. Gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, Osanna, Osanna. Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino a ciascuno di noi. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per tutti, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare
con l'effusione del tuo spirito questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche la nostra vita, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo, e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo all'umanità come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mario. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Recitiamo insieme l'antifona allo spezzare del pane. Noi ti rendiamo grazie, o Dio, invocando il tuo nome narriamo i tuoi prodigi. Viviamo per il regno di Dio, sorretti da questa speranza che va oltre le nostre povere attese, e dobbiamo vivere perché tutti possano sperare che questo regno di Dio sia ancora più reale del mondo in cui viviamo. E come Gesù ci ha insegnato, così preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza, secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Caritas est vera.
simul ergo cum in unum congregamur, ne nos mente dividamur, caveamus, cesset iurgia maligna, cesset preghiamo. O Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipare al santo mistero, memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente alla nostra salvezza questo dono mirabile dell'amore di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Buona domenica, buona ripresa. Per molti sarà ripresa, per altri invece una preoccupazione in più sull'immediato futuro. Ma abbiamo speranza che davvero riusciremo a ricostruire il mondo che dobbiamo costruire, non quello che dobbiamo invece lasciarci alle spalle. Questa settimana abbiamo un appuntamento molto importante, interessante per noi come Duomo, ma anche perché il Duomo in queste occasioni manifesta la sua vocazione di essere il centro della città, il centro civile, civico. Faremo qui in Duomo un'esecuzione particolare di tutta la scala, tutti i corpi canori e musicali della scala, che eseguiranno il Requiem di Giuseppe Verdi. Fu eseguito la prima volta un anno dalla morte di Alessandro Manzoni e fu dedicato da Verdi a tutta la città di Milano. Se non erro, è solo la seconda volta che viene eseguito in Duomo, e sarà dedicato a tutta la città di Milano, tutti i morti della pandemia, tutti quelli soprattutto che non hanno potuto essere nemmeno salutati prima di morire, nemmeno hanno avuto gli onori delle esequie come tutti gli altri. Sarà una sorta di grande esequie collettiva di tutta la città per questo momento di sofferenza e di dolore. E anche noi ricorderemo per il nostro capitolo Monsignor Ezio Bisello, che in quell'occasione, subito i primi giorni, ci ha lasciato. E vogliamo che davvero sia una partecipazione di tutta la popolazione. Idealmente la vorremmo qui tutta. Capite che con le norme che ci sono attualmente non potremo che avere alcune rappresentanze, oltre le autorità, ovvio, qualche rappresentanza delle famiglie che hanno avuto il lutto e che non hanno potuto celebrare in altro modo le loro esequie.
ma l'idea di farlo anche in alcune chiese di periferia e soprattutto di farlo anche a Codogno, nella chiesa parrocchiale di Codogno, che è emblema di tutta, dell'inizio di questa pandemia, esprime il desiderio di chi l'ha pensata questa serata di giungere al cuore di tutti i cittadini e di pregare o di pensare a seconda di chi parteciperà. Noi pregheremo, ci saranno coloro che comunque parteciperanno civilmente a questo momento per esprimere comunque un cordoglio di tutta la città. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.